Procedo all'appello. Montevia Caterina. Presente. Testa Maria Paola. Presente. Siri Giovanni. Presente. Siri Giorgio. Presente. Severo Stefani. Presente. Maddelia Lussana Pia. Presente. Tacchino Giancarlo. Presente. Marindelli Carlo. Presente da remoto. Perdoni, non l'avevo vista. Giunino Remo. Presente. Marco Stefano. Assente giustificato. Abate Jacopo. Presente. E Vigna Alberto. Assente giustificato. Quindi siamo in 10. La seduta è valida. Presidente, può cominciare. Bene, allora passiamo al punto numero 1. Mozione proposta dal gruppo consigliare di Percelle, ex articolo 25 del regolamento del Consiglio Comune dei Lavori del Consiglio Comunale, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La parola al capogruppo del Comune. Sì, do lettura di questa mozione, sperando che sia condivisa anche dalla maggioranza, anche per tenere attenta, voglio dire, in un occhio possibilmente che riguarda queste situazioni, che mi sembra di tutti i giorni, perché ci siano casi in Italia, magari in questo modo. Quindi mozione, come ha detto il Sindaco, e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 54/134 del 1799 ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, invitando i governi, le organizzazioni internazionali e gli enti locali a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica a quella che oggi è giustamente considerata una vera e propria. Ogni anno la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ci ricorda che c'è ancora necessità di lavorare affinché si arrivi ad una piena e completa parità di genere, che passa anche attraverso la lotta alla violenza contro le donne di tipo fisico, sessuale, psicologico ed economico. La violenza contro le donne impede o ostacola al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace, è un fenomeno che riguarda un numero importante di persone, circa la metà della popolazione mondiale. Eventi e azioni per accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica su questo tema sono fondamentali. Si ritiene importante celebrare questa giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne attraverso azioni di divulgazione per accrescere la consapevolezza della popolazione come iniziative culturali e scolastiche. Questa mozione intende impegnare quindi il Sindaco e la Giunta a dare adeguata pubblicità e diffusione al numero unico antiviolenza, inserire nella homepage del sito web istituzionale, dare adeguata pubblicità e diffusione alla PAP di Google del Ministero dell'Interno, c'è da dire la PAP di questo paese che sul sito del Comune c'è già una volta che non c'è parlato un po' di anni fa, però è bene riportare un po' questa attenzione a questa app, la quale è possibile trasmettere messaggi e immagini direttamente dalla Polizia di Stato, segnalazioni georeferenziate e vengono ricevute dalla questura competente. Attivare uno sportello di ascolto per facilitare l'assistenza e il soccorso delle donne vittime di violenza in accordo e supporto ai centri antiviolenza. Installare un numero visibile di passaggio del comune alla macchina rossa con apposta la targa informativa del numero unico antiviolenza 1522. Individuare uno spazio pubblico all'interno dei vari edifici comunali da assegnare a associazioni o associazioni che si occupano di combattere la violenza contro le donne dando loro sostegno morale, legale di ogni genere possibile. Ringraziamo per l'attenzione per la riservata a questa mozione. Bene, passo la parola per la risposta all'assessore Stefania Seguire. Il 1999 è l'anno in cui, come ricordato nella mozione proposta dal gruppo di Percelle, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 23 anni di sensibilizzazione sulla tematica che purtroppo ancora oggi tutti i giorni viene raccontata nel contesto di Banca Nera. Tutti noi sappiamo che non solo il 25 novembre dovremo ricordarci quanto ancora sia la strada da percorrere, non solo il 25 novembre dovremo ricordarci che è importante sensibilizzare, non solo il 25 novembre dovremo essere presenti come istituzioni, come cittadini, come parte di una comunità. Ringrazio il gruppo di Percelle per averci dato la possibilità di raccontare quanto questa amministrazione si avvicina a questa tematica. Il numero unico antiviolenza 1522 compare sulla pagina istituzionale
nazionale del Comune di Cerri Ligure tra il 2020 e il 2021. A novembre del 2019 organizza insieme all'associazione UNAVI, Unione Nazionale Vittime, Telefono Donna, Centro Antiviolenza della provincia di Savona, accreditato dalla Regione Liguria, e alla nostra Giada Bottoni, insegnante fitness, sociale fitness, una camminata per il nostro centro storico. L'hashtag lanciato per l'occasione era un'ultima mia pelle. Tutto quello che il Comune di Vercelle ci ha indicato come miglioramento, aumento divulgativo, di accrescimento alla consapevolezza della tematica, siamo sicuri che sia ragionevole, sicuramente prenderemo in considerazione la possibilità di dare spazio alle associazioni che abbiano un peso e una valenza effettiva a livello operativo, e per questo vi dico grazie. Non voglio limitare però la nostra attenzione solo al violento sulle donne. Voglio e vorrei andare oltre, perché nessun atto di violenza deve rimanere impunito. Nessun atto di violenza deve ledere personalità, vita e spazio di nessuno. Siamo troppo spesso bombardati da messaggi di violenza a cui ormai non prestiamo nemmeno più l'attenzione necessaria, perché è come se ci fossimo sui fatti. Unione Nazionale Vittime è una vera associazione che offre in totale regime di volontariato. Impiega figure professionali in collaborazione con forze dell'ordine, medici, infermieri e assistenti sociali e magistrati, così come avvocati e psicologi con specifica competenza che aiutano chiunque si trovi in situazioni di difficoltà. Sono stata invitata dalla presidente di UNAVI, Paola Redarelli, il 17 maggio all'inaugurazione della mostra itinerante che si è svolta presso la Sala Gonfalone della Regione Lombardia sui passi della violenza, con l'obiettivo di portare entro l'anno anche la mostra qui a Celle. Vi faccio passare il libro che spiega e illustra la mostra. L'evento tratta di un'esposizione di 14 quadri, come 14 sono le stazioni della Via Crucis. Le 14 opere realizzate per l'associazione dall'artista Sergio Brambillasca rappresentano eventi violenti in opera cronica, per sensibilizzare e non dimenticare il tema della violenza che tanto affligge la nostra società. I temi trattati nelle opere sono i seguenti: strage del Tribunale di Milano, strage contro Morandi, legittima difesa, violenza di genere, ordini di femminicidio, rapina in casa, cyberbullismo, bullismo, violenza sugli uomini, delitti efferati. Il punto è che la violenza ha sempre un volto, un nome e un cognome, così come le vittime hanno un volto, un nome e un cognome. Viviamo in un mondo dove la persona gentile è vista come debole, dove il rispettoso degli altri è visto come ingenuo o stolto. Viviamo in un mondo dove idolatriamo il duro, il maleducato e il furbo. Accettiamo, perdoniamo e concediamo una violenza verbale solo perché molte volte prestiamo pochissima attenzione alle parole. Non pensiamo nemmeno a quello che le parole che rivolgiamo agli altri creano negli altri e ci dimentichiamo della potenza delle parole stesse. Le storie che durante la mostra sono state raccontate non sono solamente fatti di cronaca realmente adulti che riguardano gli altri, riguardano tutti noi, riguardano madri, fratelli, figli che hanno perso qualcuno di caro. Ci sono figli che hanno perso i genitori a 8 anni e se chiedi qual è il primo pensiero al mattino appena si svegliano, loro ti rispondono: mi manca la mamma, vorrei solo poterla abbracciare. L'educazione al rispetto, l'educazione alla non violenza, l'educazione all'amore e alla gentilezza passa da casa, dalla scuola e dalle istituzioni. L'impegno che il Comunale ha deciso di prendermi è quello di portare nelle nostre scuole, nel prossimo anno scolastico, incontri e laboratori legati alla sensibilizzazione del rispetto e al rispetto delle debolezze altrui. UNAVI mi ha aperto un mondo su cui mai e poi mai avrei pensato di potermi affacciare nella modalità corretta. Si impegnano e si battono finché la vittima non venga messa all'angolo, come spesso accade. Personaggio di secondo piano, privo di qualsiasi fascinazione. Basti pensare come da anni, in quasi tutte le carceri, operi un garante dei diritti dei detenuti. Le vittime di reato sono colpite da prima dal gesto di chi abbia infranto la legge distruggendone l'esistenza e poi dall'indifferenza delle istituzioni. A differenza del reo, che è al centro dell'attenzione e riceve ogni sostegno, mentre solo nel 2019 è stato istituito in Lombardia, l'unica regione, il garante delle vittime. Questa è la dimostrazione di come in realtà un'istituzione possa fare qualcosa di concreto e noi come amministrazione decidiamo di essere parte attiva di questo progetto, iniziato, promosso e voluto fortemente da UNAVI. Chiediamo che il garante delle vittime venga riconosciuto ed istituito ufficialmente anche nella nostra regione. Sempre grazie ad UNAVI nel 2020 sono iniziate le procedure di riconoscimento di questa figura, che con 22 voti a favore e 7 astenuti il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge 245, istituzione.
l'istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Ad oggi questa figura è ancora inesistente sul territorio ligure, come sul territorio nazionale. Chiediamo quindi al capogruppo di minoranza di modificare il testo della mozione, chiedendo di diventare maggioranza e minoranza promotori di chiedere alla Regione Liguria che il garante delle vittime venga ufficialmente eletto in Consiglio regionale, unitamente al coinvolgimento delle amministrazioni comunali nella firma di tale richiesta. Bene, grazie. Volete magari confrontarvi un attimo? Io credo sospendiamo... che... Non volete. Volete sospendere un attimo, volete confrontare? Ma formalmente non c'è ancora la frasetta, ma in Serie A, io credo che siamo maggiorenni vaccinati, quindi come si suol dire, no? Cioè non è uno stravolgimento, è importante avere l'indirizzo, la condivisione politica dell'argomento, poi stiamo a sintaccare la virgola contatto. Noi è un argomento che noi siamo presi da altre, tante altre attività della nostra vita, non ultima la guerra sull'Ucraina, che per l'amor di Dio è grave, pesante, chissà cosa ci trasmettono le TV e le radio e i giornali, perché bisogna essere anche onesti con noi stessi, dove sta la verità, per una volta la verità sta sempre un po' nel... adesso non dilunghiamoci perché ci sarebbe da fare tante considerazioni, però poi siamo stati presi in bagni d'alcolico, siamo stati presi da una serie di attività, queste cose che purtroppo accadono tutti i giorni, in Italia credo che siamo già a un numero di cifre, no? Anche quest'anno siamo prima a fine maggio, quindi è un argomento che le istituzioni, anche nel nostro piccolo, altrimenti sembra che noi veniamo solo qua, ed è importante, non lo voglio denigrare, ma per discutere del bilancio, della sfaldatura, del muro, della camminata, della manutenzione, no? Invece è bene che ci sia anche un'attenzione su quello che fortunatamente, forse sul nostro territorio non è così conclamato, probabilmente i servizi sociali saranno a conoscenza, a volte non sono nemmeno a conoscenza, perché quello che a volte succede nelle famiglie non è che sia poi di dominio così pubblico, no, abbiamo già anche discusso, siamo anche detti in altre riunioni di consiglio, a volte ci sono anche degli aspetti che qui forse la dignità bisogna lasciare da parte e denunciare, ma nella povertà a volte uno ha anche vergogna, no? Di mettere sulla pubblica piazza la propria situazione familiare, però questa è una cosa diversa dalla povertà, è ancora più grave, forse qui si muore anche di povertà, ma qui uno decide un altro quando toglierti la vita, quindi secondo noi era lanciare un input, tanto per non dire questi ci ha fanno perdere delle serate a rispondere alle interpellanze sull'urbanistica, tanto per banalizzare. Quindi l'argomento, l'obiettivo è quello, poi io direi, sindaco, fa da regista, integrate, e poi c'è una mandata, insomma, roba di un giorno o due, vabbè che adesso non ci sono qualche giorno, però per me è come mi dirà, la presenza. Chiedo scusa per chiudere l'argomento. O decidete di integrare questo testo e votare l'integrazione e quindi approvare la mozione oggi stesso, e quindi basta una proposta che sia condivisa con l'integrazione che io possa verbalizzare, oppure rinviate questo ordine del giorno ad un prossimo consiglio con un testo che è comunque condiviso, dipende. Ovviamente il Consiglio sovrano, io ho solo bisogno di avere o un testo condiviso. Ma se l'integrazione è di aggiungere una delle ultime frasi, mi ha detto l'assessore, no? Sì, vorremmo mettere la prefazione, ovviamente, diciamo, quello che ha detto l'assessore, e poi inserire nella proposta, fare una sorta di propone e mettere il vostro testo. Integrazione, penso che facciano parte anche dello spirito. Per comprendere qual è il percorso che intendiamo fare. Sì, io direi di fare adesso. Allora sospendiamo un attimo, così poi mettiamo insieme un testo. Perdonatemi, ho bisogno di fare sintesi, perché sennò poi non sapete che cosa avete votato, e io vorrei che invece fosse chiaro quello che viene sottoposto al Consiglio. Sì. Sintesi, vuole sospendere un attimo. Sospendiamo un attimo, così mettiamo insieme il testo e poi lo approviamo. Bene, allora...